Questo programma è offerto da Banca dell'Adriatico, vicini a voi. Ogni tanto anch'io mi prendo la licenza di leggere qualcosa per tediarvi, chissà, comunque è una cosa che mi diverte assolutamente, fatelo anche voi a casa. Leggete qualche passo ad alta voce, potrebbe risultare assolutamente divertente, soprattutto se non siete abituati a farlo. Era una notte buia, ma non tempestosa. Nell'oscuro fitto di quella strada che avrebbe dovuto essere illuminata da un lampione che i picciottazzi avevano tagliato e pigliato a pretate, astutandolo, il cappello di gran marca, tanticchia scantato, camminava di prescia per arrivare dove doveva arrivare. Girato l'angolo, capì che il temuto malo incontro gli stava proprio capitando, davanti a lui, ferma come se lo aspettasse. C'era una coppola. E non una coppola a quatriglie, da turista inglesi o vordoligna d'uso catalano. No, signori, questa era una coppola siciliana, di panno nivuro, ed era magari messa storta. Con un grido soffocato il cappello si tirò un passo nel re. «Scanto, tifici!» si informò, a un tempo cortese e ironica la coppola. «Eh sì, e picchi!» «Beh, si sa cosa rappresenta la coppola, no? E a vederti così all'improvviso davanti a me nell'oscuro in una strada solitaria, ho pensato subito a una mamma coppola, una coppola che ha intenzioni tinte. Ci indovinai?» «Ci indovinasti», rispose la coppola cavando un revorbaro dalla sacchetta, e poi spiò: «Prima levami una curiosità, su quale testa stai?» «Sulla testa del più grande banchiere del mondo», rispose il cappello. La coppola rimise in sacchetta l'arma, si fece di lato, si scoppolò rispettosamente. «Mi scusi, capo, non l'avevo riconosciuta», fece inchinandosi. Con Da Santila Oxa ci siamo incontrati lo scorso anno presso la prefettura di Chieti e ci eravamo ripromessi di incontrarci in una circostanza come questa dei Libri di Pepe. Sì. Ma innanzitutto Da Santila Oxa, ma che nome è, con delle H, delle X? È un nome albanese, io vengo dall'Albania, sono ormai quasi 17 anni che vivo in Italia, ho completato qui il mio percorso di studi presso l'Università di Pescara. E sono più di 10 anni che mi occupo di servizi per gli immigrati, di narrativa per gli immigrati, di inclusione e integrazione alunni stranieri nelle scuole. Il rapporto con l'Albania, con il nostro paese, non è stato sempre pacifico. Una volta, a parte il discorso della guerra, eccetera, delle volte sì, è un paese simpatico dove ci siamo un rapporto diffidente. Tu come lo vivi il rapporto con l'Italia, con il nostro paese? Ma devo dire la verità che è un rapporto che è andato consolidandosi negli anni, perché è chiaro, una persona quando si sposta da un paese ad altro vive una profonda ferita, che è quella del distacco, del perdere le proprie radici e ritrovarsi in una situazione completamente nuova, in un contesto totalmente nuovo.
Quindi questo rapporto è stato un po' scoprire un po' alla volta quello che mi circonda, imparare a conoscere l'Italia, gli italiani, Ortona, perché io sono 16 anni che vivo in questa piccola cittadina sulla costa abruzzese, per cui ecco, un rapporto che si è consolidato nel tempo. Quanto ti fa male stare lontano dalla tua terra natia, però in fin dei conti ti sei trovata in una città come Ortona che è un porto di mare, una è un città porto aperta. Di mare, è vero. Quanto mi fa male penso come a tutte le persone che sono costrette a lasciare il proprio paese, però mai siamo cittadini del mondo, è bello anche quello, il futuro di questo mondo è questo. Perché non ci sono ancora persone in questo paese, ma in tutto il mondo, che non ancora se lo mettono in mente e lo riescono a capire? Ma io guardo. Tutti quanti vanno su internet, tutti quanti vanno su internet, tutti quanti stanno in Australia, al Polo Nord, in Sudafrica, in America in tempo reale, eppure. Eppure io in questi anni ho cercato di riflettere a lungo sulla questione. Posso dire una cosa? Il tutto potrebbe essere inquadrato in una prospettiva o quesito diverso ed è questo. Bisogna domandarsi se gli immigrati sono parte della nostra comunità o devono continuare a essere considerati come una comunità a parte. Se diamo una risposta a quello, tutto il resto poi viene da sé. Penso che di avvertire, ma come tutte le persone che ragionano, una necessità di costruire una cultura nuova, una cultura che sia nostra e che rispetti questo pluralismo di idee, linguaggi, storie che ormai fa parte della realtà. L'immigrazione non è più un fenomeno, è un processo ben strutturato, quindi prima si prende coscienza di questo, meglio è. Spesso si dice che tutto dipende dalla paura del diverso. Sì. È molto una riflessione un po' più acuta, più approfondita, ci porta a pensare che la paura vera è quella che portiamo dentro di noi, non quella che c'è fuori di noi. Ma l'incontro con l'altro, che in realtà è un altro io, porta comunque delle tensioni, delle paure, diffidenza. Potrebbe essere superato tutto cercando di creare e costruire dei luoghi d'incontro. Solo così si riescono a superare queste paure e si può parlare di voler costruire veramente un modello di relazione sociale basato su basi culturali nuove, ma un modello di relazione sociale che sia rispettoso del pluralismo culturale. De Santila, noi ci siamo conosciuti, diciamo, in prefettura, ci hai spiegato qual è l'attività che svolgi. Ecco, come mai hai cominciato a dedicarti a questa attività? Potevi fare diverse cose, diversi studi, eccetera, e invece quella che poi subito è diventata una missione anche in maniera estremamente creativa, dopo ne parleremo fra poco. Sì, per questo testo. Devo dire la verità, mi sento un po' segnata dall'intercultura fin dalla nascita, perché io ho origini miste, poi ho vissuto 18 anni della mia vita in Albania, dopodiché mi sposto in Italia per motivi di studio, completo la mia specializzazione in Spagna. Ho sposato un cittadino greco e ho una bambina nata in Italia, per cui l'intercultura è parte della mia vita. Ho deciso di dedicare anche la mia di professione ed esperienza perché ritengo che sia importante far conoscere, far capire, ma soprattutto prestare la propria professionalità per cercare di costruire qualcosa di valido e di solido nel territorio. Abbiamo capito perfettamente che non ti annoi. No, assolutamente. Ecco, dicevamo, noi ci siamo conosciuti in prefettura a Chieti mentre tu presentavi Segni migranti, femminile plurale, segni e pensieri di donne costrette a migrare. Eccolo qui, lo mettiamo a favore di telecamera. Innanzitutto spieghiamo, questo rientra in un progetto. Rientra in un progetto durato più di 3 anni. Costruito su più livelli e a più fasi, perché una parte di questo progetto riguarda un laboratorio grafico. Noi abbiamo cercato di far riflettere le donne presenti sul nostro territorio sul processo migratorio, sulla propria esperienza di vita e farlo utilizzando diversi strumenti metodologici. I disegni, infatti questo testo contiene dei pittogrammi semplici, diretti, arrivano subito al lettore, ma a chi altro ne deve fruire di questo libro. Poi la seconda fase del progetto invece riguarda la
una raccolta di storie, diciamo così. Io da quasi 10 anni mi dedico al racconto autobiografico, al metodo autobiografico nell'intervistare persone che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita e costruire queste piccole storie che in realtà intendono essere dei frammenti di una grande storia che è quella della migrazione nel nostro territorio. Come sono avvenuti gli incontri? Gli incontri sono avvenuti presso il centro. C'è stato un ordine, una programmazione? Sì, mi spiego subito. Noi abbiamo un centro ad Ortona, un centro di documentazione e promozione interculturale, che conta più di 2000 titoli ad oggi su diverse tematiche, intercultura, immigrazione, facilitazione all'apprendimento della L2. E ci sono degli spazi nel nostro centro dedicati a tutte le attività formative e culturali. Quindi questi incontri sono avvenuti nel centro, in dei laboratori in orario pomeridiano, anche serale, in cui queste donne erano invitate a riflettere sulla propria situazione. Farlo in modo condiviso è stato molto importante perché poi aiuta a superare quella condizione di isolamento che spesso noi accusiamo, pensiamo di essere soli, di condivisione collettiva, quindi anche le riflessioni diventano processi collettivi. Chi erano queste donne? Chi sono queste donne? Sono circa 80 donne che vivono nell'ambito ortonese, alcune sono ritornate nei propri paesi perché ormai sono 3 anni che ci occupiamo di questo progetto, donne di 14 nazionalità diverse. E dai loro racconti, da questa esperienza, che cosa hai capito? Che cosa puoi trarre? Guarda, quello che... Cosa ti hanno lasciato sia dal punto di vista, tra virgolette, professionale, che anche dal punto di vista squisitamente umano. Ma dal punto di vista umano è un arricchimento. Io dico che ogni incontro lascia qualcosa, soprattutto ogni incontro con persone che provengono da mondi diversi, da culture differenti. Quello che mi ha lasciato professionalmente è molto importante, un concetto di fondo sul quale cerco di riflettere o vorrei far riflettere, ed è quello dell'identità migrante. Dico che lo sradicamento che vivono tutte le donne migranti, ma il migrante in generale, è uno sradicamento non solo dal punto di vista fisico, ma soprattutto rimane nell'impossibilità di essere conosciuto come una persona completa. Purtroppo l'identità migrante è legata a un frammento. L'immigrato è semplicemente il lavoratore che serve, oppure la badante, oppure la studentessa, e ci si dimentica che dietro c'è una persona con una storia, un linguaggio, un'individualità, una completezza. E questo libricino, Segni Migranti, chiaramente non può arrivare a dare una risposta completa, però comunque, se vogliamo, sono segni, sono frammenti, come dicevi, diversi da quelli ai quali siamo abituati, mi sembra di capire, e soprattutto possono essere delle chiavi d'ingresso? Delle chiavi di lettura di quello che sta accadendo, delle chiavi di lettura di queste persone, ed è importante che ne veniamo a conoscenza perché sono storie di una parte della nostra comunità, ritorno al concetto di prima, proprio per questo devono diventare parte della storia dell'intera comunità. La comunità ha consapevolezza di essere una comunità diversa da quella che alcuni possono pensare che sia? Scusami tutta. Sì, guarda, non so quello che si sta verificando oggi, ahimè, è una sorta di segregazione sociale, una sorta di mancanza di comunicazione solidale tra i vari strati sociali, ma questo accade tra ricchi e poveri, giovani e più anziani, indipendentemente, è chiaro, accade soprattutto tra poi parti della comunità che parlano lingue diverse. Per cui la consapevolezza c'è, forse non ci si riflette abbastanza, forse i messaggi che passano attraverso i media non sono quelli giusti, non aiutano assolutamente a capire quello che sta accadendo nel nostro territorio. Io consiglierei, sarebbe opportuno, invece di centrare l'attenzione ad accompagnare quello che sta accadendo con questa parte della comunità, forse dovremmo concentrarci di più a leggere le trasformazioni che accadono nei nostri territori. Altrimenti, puoi dirlo, sono occasioni perse anche, se vogliamo, dal punto di vista umano, proprio di quell'arricchimento di cui parlavamo prima. Infatti, molto spesso dico che soprattutto l'Italia, che ha una storia di emigrazione,
storia che noto nei libri di testo, si legge e si studia molto poco. Ecco, proprio l'Italia, ma tutti noi dovremmo vedere l'immigrazione come un dono, ma nella misura in cui ci aiuta a scoprire una parte della nostra umanità, ci aiuta a leggerci meglio, a capire poi che tutti insieme potremmo costruire una cultura che sia di tutti, un modello sociale che ci appartenga a tutti. Allora, innanzitutto a me piace tanto i colori. Di questo? Sì, una scelta particolare, suppongo. Ma i colori, ma così come tutti i lavori grafici, nascono dai lavori fatti in questo laboratorio. Quindi riflette proprio lo spirito di fondo. Sì, sono stati realizzati da queste donne. Ah, quindi fino perché in chi... voi pensate che in una presenza di, in questo caso, 80 donne che hanno voluto partecipare, non tutti posseggono gli strumenti linguistici per poter esprimere quello che sentono e provano. Noi abbiamo cercato di fornire loro più strumenti in grado di parlare poi della propria situazione. Allora ti faccio una domanda critica. Spesso e volentieri, quando si fanno dei lavori relativi a un progetto, delle pubblicazioni, tra virgolette, istituzionali, ecco, sì, sono belli, finiscono là a prendere la polvere. Ed invece? Noi abbiamo optato per una scelta molto semplice e chiara, fare una pubblicazione gratuita, proprio per renderla fruibile a tutti, e abbiamo cercato di sfruttare tutti i canali a nostra disposizione per poter distribuire questa pubblicazione. E che riscontro state avendo? Ma il riscontro sul territorio di Ortona è stato ottimo, perché quello che manca, non ho detto prima, noi abbiamo proposto una fase di sondaggio nel territorio, cioè tutti i pittogrammi realizzati sono stati esposti in spazi pubblici, con due obiettivi. Il primo, di rendere queste donne protagoniste dello spazio pubblico, il che mi sembra molto importante. E secondo obiettivo, quello di coinvolgere la popolazione con una sorta di sondaggio con votazione. Se pensiamo bene, quest'opera è stata iniziata dalle donne migranti, ma poi completata dai cittadini ortonesi con questa votazione, scegliendo il pittogramma più significativo che poteva essere poi rappresentativo della situazione migratoria del territorio. Una volta tanto anche una pubblicazione istituzionale, tra virgolette, vale la pena di essere letta e anche sfogliata, perché a questo punto... c'è più l'aspetto visivo, grafico, che ti richiede poi la lettura di quanto Infatti, c'è accanto. Hai colto proprio nel pieno, perché i pittogrammi appositamente sono semplici, sono stati scelti i pittogrammi da includere nel volume, perché arrivano in modo diretto e sono capaci poi di esprimere una molteplicità di emozioni e richiamare l'attenzione sui testi, che sono il vero contenuto di questo libro. Ascolta, noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, sì, perché c'è una nostra amica Paola qui dell'Edison che, come ogni settimana, ci consiglia qualcosa da leggere. Noi ci rivediamo fra poco. Bentornati alla libreria Edison di Pescara in via Carducci. Il libro che vi presento oggi è Un commissario scomodo, con testimonianze di Norberto Bobbio e Gino Gigni, di Ennio Di Francesco, Sando Teti editore 2009, pagine 335, costo 18 euro. Questo romanzo è la storia di Ennio Di Francesco, che fin dagli anni 70 si è impegnato per la sindacalizzazione e la democratizzazione della polizia. Buona lettura a tutti, arrivederci dalla libreria Edison di Pescara. Segni migranti, femminile plurale, femminile plurale, perché suppongo... identità multipla, delle donne che sono state coinvolte in questo progetto. Segni e pensieri di donne costrette a migrare. Eccolo qui. Ce l'ha portato da Santira Oxa, che abbiamo capito per quale ragione si chiama così, con tutte queste X e tutte queste H. Non siamo abituati, quindi ci giochiamo più su e ci scherziamo. Attualmente cosa sei impegnata? Attualmente sto portando avanti un progetto nelle scuole del territorio di promozione della conoscenza della Carta dei Valori, che è un documento ministeriale, ma mi sto anche dedicando ad uno studio sulla facilitazione dell'apprendimento dell'italiano da parte degli alunni stranieri iscritti nelle nostre scuole. Il tuo rapporto, quando vai a relazionarti con le istituzioni, con gli enti, com'è?
Devo dire la verità che dopo il primo impatto di questo nome con tante H, come diceva prima, il resto è possibile costruirlo. Io faccio il mediatore culturale, per cui la mia comunicazione è centrata in questo. Ma tu ci sei perché ci devi essere o perché a un certo punto le persone, gli amministratori hanno cominciato ad apprezzare, a intuire qual è il valore e l'importanza della tua attività, dell'attività dei mediatori culturali in genere? Entrambe. Io ci tengo a continuare a fare questo lavoro, a portare avanti i miei obiettivi. Le amministrazioni con il mio lavoro e con il loro lavoro cercano di leggere nel territorio in modo più approfondito i bisogni della comunità che viene da lontano e che fa parte della nostra comunità e di costruire poi dei servizi che rispondono alle reali necessità di questa utenza. Nel corso di questa intervista abbiamo potuto, ho potuto apprezzare la solarità del tuo sguardo, del tuo sorriso, dei tuoi occhi, che sono quelli che non mentono assolutamente. Ma guardandoti intorno, come vedi la comunità nella quale vivi? Una comunità che ha bisogno di conoscere, che in questo momento assolutamente non conosce le persone che vengono da fuori, che ha bisogno di capire quello che sta accadendo e di iniziare a considerare queste persone parte della comunità. Zantila, io ti ringrazio per essere stata qua ai Libri di Pepe, voi. Spero che tu sia trovata bene. Molto. Abbiamo fatto questo scambio interculturale, sì. Sperando che la missione di questa trasmissione è quella di cercare nuovi lettori. Qualunque sia la scusa, finché ci sarà qualcuno che si avvicina ad un libro e comincia a sfogliarlo e a leggerlo, noi abbiamo ottenuto un risultato. A questo punto io spero che da questa chiacchierata otteniamo il risultato di persone che spostino i paraocchi come i cavalli che hanno vicino ai loro occhi e magari riescono a essere più sorridenti e gioviali, magari come sei stata tu in questa trasmissione. Grazie. Grazie, da sentire grazie a voi, ci avete seguito a casa e vi ricordo, come sempre avete a disposizione il telecomando per occultare il piccolo schermo e subito dopo la sigla di questa trasmissione, tanto i Libri di Pepe tornano puntuali la prossima settimana, dedicarvi a una buona lettura. Arrivederci. Questo programma è stato offerto da Banca dell'Adriatico, vicini a voi.